storia di questa pallavolo, in questa città incredibile che è Modena. Io da quando ero giovane atleta già seguivo Modena, Panini, tutti i suoi campioni, con il mio amico Bernard Reisman. È venuto a giocare a Modena, io tifavo Modena. Sin da lì ho sempre tifato Modena, so già, avevo la maglietta gialla, poi avevo arrivato a Bernare, da lì ho sempre seguito tutta la storia, tutte le conquiste di Modena. Poi ho avuto l'opportunità di la mia prima esperienza, la trovo con la schiena di allenatore, era a Modena, non sono stato bravo a fare quello che volevo fare, che mi sentivo di fare per una piazza così, che così appassionata per la pallavolo e per tenere sulla storia di questa strada, di questa società, di questa città che ama così la pallavolo. Però quest'anno per me questi due anni sono stati proprio da un po' da mia rivista, nel senso che mio figlio è stato così raccolto in una maniera incredibile a Modena, lui ha vissuto anni proprio molto speciali lì e ha vinto. Per cui vincere lo scudetto con questa maglietta di Modena è stata proprio per me, questa è la mia maglietta che io ti regalo solo dopo lo scudetto dell'anno scorso, perché quest'ultimo, in quest'ultima stagione, per me è stata veramente un'emozione incredibile poter vedere il mio figlio, no? Con questa maglietta, in questa città, con tutti dietro a lui, e vinci lo scudetto, vinci in Coppa Italia, quello che ha vinto lì. È stata una luce speciale, perché dopo aver vinto in Italia, in serie delle Olimpiadi a Rio, e per me veramente è stato un momento speciale. Quando mi ricordo a me, sono andato a Roma, questi sono 24 anni in nazionale, fra femminile e maschile, però tutto è cominciato lì proprio a Modena, dove ho imparato molto da tanti maestri.